Wow, cani amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale Switch Music. Signori, oggi nuovo episodio della My Career. Come avrete visto dal titolo, però abbiamo una news importantissima. News importantissima, lo ripeto due volte per essere chiari. Ovvero, da oggi potrete acquistare le magliette NBA di cui avevo parlato nel video che trovate in descrizione qualche settimana fa, una settimana fa diciamo. Per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando, dalla regia verrà inviato un video. Regia, il video. Allora, avete visto che la pagina si chiama The Jersey Lab, quindi vi lascio il link in descrizione, andate a seguirla, andate a vedere perché sulla pagina hanno tutti gli album con le magliette e potete vederli da Facebook, ma in più, se voi li scrivete e chiedete, hanno magliette per un esercito. Fate conto che io ho ordinato due, di cui una è la maglia di Curry Davidson, cioè del college, quindi per farvi capire che maglie hanno, hanno di tutto e di più. Inoltre, con la collaborazione che abbiamo fatto, se dite che vi mando io, quindi se nel messaggio dite sono un iscritto di, oppure mi manda Sweet, mi manda Giovanni, dite come cazzo vi pare, insomma, che si capisca che vi ho mandato io, avrete 5 euro di sconto sulle magliette, quindi da 35 a 30, che schifo non fa. Ovviamente i 5 euro sono usabili nel totale dell'acquisto, cioè se comprate 7 magliette non è che ognuna costa 30 euro, ma risparmiate 5 euro. Le tempistiche di consegna, come avete visto, la spedizione è gratis, ma le tempistiche sono intorno ai 20 giorni, quindi ci vuole un attimo di pazienza, però ragazzi, per magliette a 30 euro NBA di quella qualità che sembra veramente ottima, direi che 20 giorni si possono tranquillamente aspettare. Quindi ragazzi, per tutti quelli che non vedono l'ora di acquistare una maglietta, andate al link in descrizione, scrivetegli, ditegli che vi mando io così avete 5 euro di sconto. Per i diffidenti sulla qualità delle magliette, aspettate ancora 2 settimane, credo circa, e arriveranno le mie magliette, vi farò un video recensione, chiamiamolo così, per farvi capire la qualità e poi potrete acquistarle. Io mi sono convinto e secondo me la qualità è... Detto ciò, vi starete chiedendo perché ho questa maglietta qui, a parte perché si parla di magliette NBA, ma perché oggi faremo il nostro primo ritorno allo Staples Center, signori, però da avversari, ragazzi, perché giochiamo contro i Lakers. E ragazzi, vi dico subito che il nostro prossimo avversario sono i Golden State Warriors alla Oracle Arena, quindi se questo video raggiunge entro stasera 350 mi piace, domani la sfida col Golden State. Boom, esplosioni a caso, la sfida è partita. Sotto con il mi piace, ragazzi. Andiamo alla partita ora. Eccoci qua, pronti per la palla 2, ragazzi. Dall'idolo di casa siamo diventati il pericolo pubblico numero 1 quest'oggi con gli Atlanta Hawks in trasferta. Siamo in marcatura su Solomon Hill, che a quanto pare gioca i Lakers. C'è D'Angelo Russell, ragazzi, vincitore della gara, tiro da 3 punti, che è il pericolo pubblico dall'altra parte. Solomon, che stai a fa? Non dormire. 3-2, ragazzi, primi 2 per noi. Silenziamo subito lo Staples Center. Mamma mia, sono proprio gasato per questa partita. Piccherò il commissario, cerchiamo di far muovere Dwight Howard in difesa, che non è sicuramente il suo. Bella palla dentro, appoggino e fallo. Grande, possiamo sfruttare la marcatura di Howard su Horford, che non gli può stare dietro neanche col binocolo. Ovviamente maglia Lakers per noi, ragazzi, intanto Horford sbaglia il tiro libero, perché Bryant è sempre Bryant, però oggi siamo i nemici dei Lakers, per una volta. Ciao! Ciao! Mamma mia! Come si chiama? Non so, con l'hesitation all'indietro, no? Ditemi voi la parola nei commenti, non mi viene adesso. 8-7 per noi. Primo squillo di quelli forti per Switch Music. Sì, ok, allora ci marca D'Angelo.
D'Angelo fa una pippa in sottocanestro, due punti facili, stava per sbagliare, madonna santa. Meno uno, ragazzi. Qua me l'alzi, Ciccio. Bravissimo, schiaccia però. Schiaccia. Vabbè, 2500 fans, più uno. Mamma mia, che rimbalzo. Salta il nostro difensore. Andiamo a portarci a casa due tiri liberi. Secondo fallo anche di Solomon Hill, che ti dirò, più rimane in campo, meglio è. Tiro libero tirato veramente col culo, ma segnato. Possiamo arrivare già in doppia cifra, ragazzi, il che è molto buono. Questo tirato meglio e va peggio. Però 2 su 2, 10 punti per noi. Potremmo avere l'ultimo tiro, Schroeder? No, tira da fondo campo, neanche troppo lontano. 20-17, fine primo quarto. Eccoci inizio secondo quarto, ragazzi. Cominciamo in campo come spesso succede, però lo finiremo in panchina. Vediamo questo schema, ci porta subito la palla. Diamola a Josh Smith. Pensate che abbiamo in campo, andiamocela a riprendere. Niente, è finito lo schema. Dai, almeno portami un pick and roll, Cristo, che ce lo giochiamo direi piuttosto bene. Andiamo dentro con la moto e sbagliamo. Perché mi hai sbagliato sto appoggino, vecchio? Ok, allora, questo quintetto qua devo gestirlo io, ho già capito. Allora, visto che della vedova mi marca qui un po' sbasso, fuori per T, triplone, sì così. Più 4. Transizione 1 contro 1 qui. Dobbiamo tirare giù tutto il canestro assieme a Snell. Ci può fermare solo così. Con il fallo andiamo in lunetta per restituire il vantaggio ai nostri Hawks. Non riusciamo a fare un tiro perfetto qui, però vabbè, dai, insomma, 3 su 3, finora stiamo andando bene. Non è che... perché hai sbagliato questo? Più 1. Eccoci che usciamo, ragazzi, sul punteggio di 28 pari. Entra Shehbaz Mohamed al posto nostro. Vediamo come andrà la simulazione. Finisce il primo tempo sopra di 11 addirittura. La madonna, spettacolo. 4-4-3-3. Terzo quarto, on the road, signori, e on the go anche, si riparte dal più 11, cerchiamo di non sfruttare questo vantaggio, per una volta siamo avanti comodi con una squadra abbastanza cista anche, bel blocco qui, si apre, non gliela passa, allora vediamo come va a finire questo schema, dovremmo arrivare là in qualche modo adesso, teletrasportandoci in angolo. Bel tiro di Mills, buono, subito più 13. No, vi giuro, mi sono accorto, orca troia ragazzi, mi sono accorto adesso, ma siamo sotto di 11 e adesso sotto di 9 e ho preso un rimbalzo, what the fuck, e cazzo ero abituato a essere, vi giuro, mamma mia che disagio, che disagio. Tiro di Orford, 2 punti e cominciamo con 4-0, siamo sotto di 7, io ero tutto contento, lol, tiro io 2 punti, ok, meno 3 ragazzi. Ok, dopo che mi sono accorto che non eravamo noi sopra, stiamo macinando canestri. Dai ragazzi, diamo una scossa a sta partita. Su, adesso devo uscire da questi blocchi. Sono già solo, potevo tirare. Facciamo saltare il nostro avversario. Andiamo a tirare giù ancora, schiacciata, irrovesciata. E andiamo, cazzo, dai. Meno 2, diamo una scossa a sta partita. Che mi sono rotto i coglioni di perdere in sta carriera del cazzo quest'anno. Mi sta facendo veramente soffrire. Oh, rimbalzo, a terra Howard. Allora, 4 contro 5, si può partire in transizione. Palla per Millsap, che oggi ha deciso che non tira. E oggi ha deciso che non tira, e che ci vuoi fare? Dai, Millsap, vieni qua. Bravo, Millsap. Ma ogni, cioè, ma ogni volta faccio sta roba qua? Fallo e vale? No, magari. Non so, oggi non riesco a giocare in pick and roll. Meno 5, comunque, ancora. Terzo quarto NBA in era moderna che finisce 60 pari quasi, non l'ho mai visto in vita mia, sembra una partita di serie C del Friuli. Vabbè, 68-51, ma il fatto sta che siamo sotto, ecco, meno 3, ultima azione dei Lakers. Dai, 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 sulla sirena, corto ma dritto, finisce così terzo quarto, 5-8-6-1, ripeto, partita ignobile. Si parte col quarto, siamo in difesa ed è sicuramente dove dobbiamo migliorare, anche se il punteggio non dice questo, perché comunque 61 punti presi in 3 quarti di una partita NBA sono pochi, però rimane il fatto che dobbiamo migliorare. Adesso c'è Howard, c'è Iarecco su Howard, quindi ci cagherà in faccia a rimbalzo, bene. Proviamo a giocarci un pick and roll con Schroeder, che di solito funziona alla grande, qui mettiamo sugli skates, range, Randle, e mettiamo 2 punti. No, Randy, scusatemi, D'Angelo Russell, comunque meno 3 ragazzi, 60-63, 19 punti per noi. Meno 6 ragazzi, si fa sempre più dura, si fa sempre più dura, proprio la stagione si fa sempre più dura quest'anno. No, cazzo, dai, no, schiacciatona, guarda lì, boom, rimane, cazzo, meno 6. Mamma mia che fatica, voglio vincere questa partita, mi darebbe un fastidio mondiale perderla. Ma qua,
La Millsap, porca troia. Vai, Millsap, meno 10. Vaffanculo D'Angelo Russell, va. Almeno una gioia sta partita. Sì, vabbè, meno 10, dai. Che cazzo c'è da battere le mani, cazzo. Porco. Però che stoppata, signori. Oh, 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 anche la chase down. Anche la chase down. Abbiamo acceso i rubinetti delle stoppate. Tic, dammi qua. Dai, devo, adesso devo rischiare, ragazzi. Devo rischiare, ok. Dai che forse c'è ancora una partita. 7-2, 7-9, 3 minuti da giocare. Vai a schiacciare, Cristo. Vai a schiacciare. Come sempre siamo gli ultimi a mollare. Meno 7, 10.000 fans. Sempre a caso, grazie al cazzo, perché perdiamo. Per quello abbiamo sempre i fans in tutte le arene. Dai, ma dai, ci stiamo facendo stuprare da Howard, che è una cazzo di fighetta mondiale. Dai, Cristo, dai. Niente, ragazzi. Niente, non ce la fa a vincere una partita quest'anno. Oh, cazzo, anche questo. Dai, Tig, dai. Tig, Cristo. Fai qualcosa, raddoppiamolo, dai! Niente. E adesso mi mettono a fare la rimessa, ma che palle! Ma dai, ma perché mi metti a fare la rimessa? Per quale cazzo di motivo? Tieni, Mohamed, tira. Bravo, anzi, segna magari. Oddio, un canestro, incredibile. Meno 4, adesso dobbiamo fare fallo. Allora, cerchiamo di farla prendere a solo Monil, ovviamente. No, figurati se siamo un pelo con sale in zucca. Non sono a fare la rimessa, incredibile. Quindi adesso non daranno la palla a me, ovviamente, visto che non sono a fare la rimessa. No, e invece cos'era? Cos'era questa cosa? C'era uno schema, perché me l'hai passato? Non ho premuto io. Non ho premuto. Vabbè. Bene, allora ufficialmente persa. Se non era già ufficialmente prima, adesso è ufficialmente persa. Finisce così, ragazzi. Abbiamo finito anche in panchina perché ci hanno cambiato. Vediamo 83-89. Abbiamo perso di 6. Una partita al punteggio bassissimo. Bene, ragazzi, che volete che vi dico? Quest'anno è una merda la My Career. Cioè, nel senso, non si riesce a vincere una partita che sia una. Non capisco fino a che punto è colpa mia, fino a che punto è colpa del gioco. Fatto sta che sono molto preoccupato per i playoff, ragazzi. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Rimane la valida la sfida, 350 mi piace stasera. E domani avrete la partita contro i Golden State Warriors. Vi ricordo che in descrizione c'è il link della pagina Facebook dove potete comprare le magliette. Vi ricordo che ho 5 euro di sconto se vi mando io. Quindi un bel mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto. Tutti i miei social sono in descrizione e ci rivediamo nel prossimo video. Bella!